A 4 giorni dall'insediamento come 45esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump continua a ricevere nuove critiche. In una intervista ad un quotidiano britannico ha spiegato che dopo l'insediamento alla Casa Bianca firmerà dei provvedimenti per rafforzare i confini degli Stati Uniti e potrebbe anche comprendere restrizioni per i turisti europei. Poi, in merito all'Unione Europea, dice, rappresenta di base soltanto un mezzo per raggiungere gli obiettivi della Germania. Perciò ho trovato intelligente che la Gran Bretagna sia uscita. La NATO è obsoleta, ha ribadito, e non è attrezzata per combattere il terrorismo islamico e i suoi membri si appoggiano sull'America. Immediata è stata la risposta da parte tedesca che deplora le dichiarazioni di Trump, mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel ha glissato chiedendo comunque una maggiore collaborazione. Ultimo dato in ordine di tempo è quello riguardante i servizi segreti americani. Il direttore uscente Brennan ha ammonito Trump ad evitare commenti inimprovvisati quando si insedierà alla Casa Bianca. Immediata è stata la replica del Ticon. Davvero non avrebbe potuto fare peggio. Guardate solo alla Siria e il rafforzamento dell'arsenale nucleare russo. Mimmo Siena, speciale news. Regole e legalità sono stati questi i due elementi fondamentali che hanno portato l'ex magistrato di Mani Pulite, Gerardo Colombo, a Cirignola per un incontro avvenuto lunedì mattina all'Istituto Comprensivo Carducci Paolillo. Un tema trasversale ai percorsi formativi delle scuole e sul quale è necessario lavorare molto, soprattutto in territori come Cirignola. L'ex magistrato ha risposto alle decine di domande degli alunni, alle quali con parole semplici ha provato a dare una risposta. Presenti diversi dirigenti scolastici ed anche il vescovo della diocesi di Cirignola, Monsignor Luigi Renna, per quello che è stato un momento alla legalità che ha aperto l'open day dell'istituto. Nella dichiarazione rilasciata alla notizia web.it, Colombo mette in evidenza alcuni aspetti della sua carriera ed anche il perché da più di 10 anni parla di regole e legalità alle Se future noi generazioni. riusciamo a far capire il senso delle regole ai bambini, a far capire che in un paese come il nostro, che ha la Costituzione che ha, che si basa sul riconoscimento della dignità di tutti, se noi non riusciamo a far capire che l'osservanza di queste regole è un vantaggio per chi le osserva, e poi va a finire che la trasgressione è immensa e che si vive male. Si è svolta sabato presso l'Istituto Tecnico Economico di Cirignola, in provincia di Foggia, la conferenza stampa di presentazione dell'indirizzo di biotecnologie sanitarie. Nello specifico mira a far inserire i giovani alla conoscenza ed allo studio del settore sanitario biologico, alimentare e farmaceutico. I ragazzi faranno tirocinio presso strutture sanitarie pubbliche e private nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Il dirigente scolastico Salvatore Minino ha sottolineato l'importanza di questo nuovo indirizzo unitamente all'ampia offerta formativa della scuola e va anche ricordato che le iscrizioni potranno essere effettuate presso il sito internet delle MIUR dal 16 gennaio al 16 febbraio prossimo. La presentazione ufficiale di questo indirizzo avverrà il 23 gennaio alle 17 alla stessa scuola con la presenza di esperti dei diversi settori citati nell'indirizzo. Mimmo Siena, speciale news. Doppio successo per le formazioni opantine di pallavolo. Importante test casalingo per l'Udas Volley al Paladileo. Nella 12ª di andata della Serie B uomini, Biancazzurri di Roberto Ferraro hanno battuto al termine di un avvincente duello l'ASEM Bari per 3-2. 12-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-12 parziali. Partita a ritmi altissimi sin dai primi scambi in cui i padroni di casa hanno mantenuto concentrazione e forma psicofisica importante, confermando quanto di buono avevano fatto vedere nel recupero vincente di mercoledì contro il Locorotondo. Anche per la Libera Virtus, importante successo esterno contro l'ASEM Bari. In B femminile, 12° turno, le virtusine, capolista del campionato, battono in trasferta per 3-0 le baresi, fornendo una prestazione tutta grinta e volontà. 25-23, 25-17, 25-17, i parziali della sfida che confermano la leadership riconquistata da circa una settimana. Mimmo Siena, speciale news.
Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A, tutto ritorna in discussione per la lotta a scudetto. La Fiorentina compie l'impresa di battere la Juventus con il punteggio di 2-1. Viola micidiali con le firme di Kalinic e Chiesa e poi l'accorciamento delle distanze da parte della Juventus con Higuain. Solito forcing bianco-nero, ma la sostanza non cambia. Dunque tornano a sperare e in maniera clamorosa anche Roma e Napoli. I giallorossi di Sballetti regolano al Friuli con sofferenza l'Udinese per 1-0 grazie alla rete di Nainggolan, mentre il Napoli con Maradona, ospite eccezionale in tribuna, battono il Pescara per 3-1. La lotta Europa regala importanti verdetti per Inter e Lazio. I nerazzurri di Pioli vincono nell'anticipo delle 12:30 contro il Chievo per 3-1, mentre la Lazio batte l'Atalanta per 2-1. In chiave salvezza importanti successi per Cagliari e Sassuolo, entrambi con identico punteggio 4-1 su Palermo e Genoa. Unico 0-0 di giornata è Sampdoria-Empoli. Il quadro della giornata si concluderà lunedì sera con la sfida dell'Olimpico di Torino tra il Granata e il Milan. Mimmo Siena, speciale news. Per l'Olimpica Basket arriva una vittoria importante per il morale contro Martina Franca. Nella sesta di ritorno della Serie C Silver, i gialloblu di Giovanni Gesmundo vincono con il punteggio di 77-65. Giocando con rapidità e scioltezza, e a chiusura del primo quarto sono avanti 13-25. Il massimo vantaggio si concretizza nella parte centrale del secondo quarto. Buono Mazzilli, Malpede ed Albisino sbagliano sotto le planche, mentre i padroni di casa offrono una blanda resistenza e faticosamente nella seconda parte di gara recuperano lo svantaggio, arrivando alla penultima sirena a meno 3. Gli ultimi 10 minuti di partita sono tutto uno show giallo-blu che si riscatta ampiamente dopo la pessima prestazione interna contro il Mola. Tiene bene il campo e la vittoria auspicata giunge al momento giusto. Adesso sarà vietato sbagliare in casa fra 6 giorni nella prima delle due partite casalinghe di questo girone di ritorno contro Castellaneta, vincente in casa contro Francavilla per 72-47. Mimmo Siena, speciale news.